La gente camminava verso il bosco, incedendo con semplici tappeti di foglie secche che si spezzavano sotto i calzari senza opporre resistenza. Una pidellata color bronzo marcio che si sfaldava tra le radici per confondersi con il verde bruciato degli arbusti. Axios Focas la seguiva alla distanza, procedendo con il suo cavallo al piccolo corpo. Gli altri, immobili, come statue di marmo, parivano in attesa degli eventi. E Triattina riconobbe. Per primo l'accampamento di Vara, Pastore, le dimensioni della rada degli Mures, ben 3 regioni che avevano lavorato senza sosta per giorni e notti. Ora era stato un simulacro di pietre, terra piedi sventrati, un fossato dove presumibilmente si erano attestati gli ultimi legionari in fin di vita a difesa del sacerdote. Triattina, unica sua voce, sussurrare. Medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut resistent, disietta, miel agerata. Nel mezzo del campo scorse le prime ossa bianche, con macchie di nere appeso da una lontana del tempo. Sparse, con figli abbandonati, ma occhiate come legna pronta ad ardere. Appartenuti a soldati che avevano tentato di opporre resistenza spalla a spalla con i loro compagni, poiché per il terrore della morte, non certo per vigliaccheria, avevano intravisto la via della fuga. Triattina non si fermò, il cuore pulsava nel petto con un martello sull'incuglio. Adiacevant fragmina telorum, e qualunque artus simul truppis arborum antifixaor. Accanto a fuori di resti frammenti di lame, manici di taglie, e pila, piegati, fuscelli bruciati che facevano capolino sotto la carcassa di cavalli, i coventi ormai scavati come grotte erano stabilenti a dimora dei predatori della foresta. Sparsi in mezzo ai tronchi, quasi a volere le miglia per le quali foggia, testi umani macchiati dal tempo, piantati su pali inquinati dall'intemperie. Triattina provò a continuare, ma le gambe le cedettero e cadde per la prima volta in ginocchio. Udì il metrico del cavallo che poi passava le spalle, ma alzò subito la mano per tranquillizzarlo, strisciò sulle gambe per qualche istante e poi, anche se a fatica, si diede. Con la fitta foscale si datava i germani che avevano innalzato l'aria di fortuna, nei pressi delle quali avevano massacrato i tribuni e avevano sacrificato le loro dei in centurioni delle prime colonne. Ne poteva lamentare gli sguardi, le espressioni di afflizione e di terrore delle mandibole di cranio ancora spalancate. La leggenda proseguiva quasi estraniata. I figli dei germani nel frattempo si erano fatto coraggio e con l'incitamento dei germani e dei suoi ufficiali